Io sono Stefano, sono falegname, ci troviamo all'interno delle Roa Merlin Porta di Roma. Come c'è Marco? Piacere. Ciao Marco. Allora, nel video di oggi praticamente proseguiamo la serie da zero a falegname, livello avanzato, e oggi parleremo di materiali, in questo caso il legno massello. Marco, lavorare il legno massello, come tu ben sai, perché sei del mestiere, giusto? Certo. Comporta avere più attrezzatura rispetto a lavorare i semilavorati e anche lavorazioni più lunghe, giusto? Sì. Però regala più soddisfazioni. Ovviamente. Perché praticamente puoi farci quello che vuoi. Se hai, certo, le capacità e se hai le macchine, giusto? Giusto. Qui abbiamo solo abete al momento, però la lavorazione del massello intende tutto il massello, quindi che sia legno di latifoglie o di conifera come questo. Sì. Questo è catalogato come conifera, giusto? Giusto. Mentre le latifoglie sono legni più duri, quindi anche più pesanti, più resistenti, come può essere castagno, frassino, faggio e via dicendo. Del legno massello ci sono delle classificazioni, queste vanno anche in base alla qualità. Come si, sì, presenta la tavola. Quindi ad esempio una tavola come può essere questa, piena di nodi, tra cui un nodo morto come stavamo dicendo poco fa, non può essere assolutamente di prima scelta. Prima scelta sarebbe stata totalmente liscia. Totalmente, cioè, liscia, priva di nodi, esatto, con la venatura pulita. Sì. Va bene, quindi già questo influisce sul prezzo. Poi un'altra caratteristica che influisce sul prezzo è se la tavola è rifilata o meno e se questa tavola poi una volta rifilata viene anche calibrata. Giusto. Ad esempio il faggio preparato per i gradini delle scale lo si può acquistare già in tavolame rettificato, esatto, calibrato, che praticamente avrebbe una prima levigatura fatta appunto alla calibratrice. Giusto. Detto questo, osservando questa tavola si capisce subito che questa è una tavola non rifilata, presenta ancora il bordo grezzo naturale, ovviamente è stata solo scortecciata, quindi la prima azione da fare è rifilarla per poterla portare poi alle successive lavorazioni. Una cosa da osservare sono le teste delle tavole, se sono presenti delle spaccature, queste vanno eliminate quanto possibile e quindi di conseguenza è bene verificare la tavola al momento dell'acquisto, se questo fosse possibile, e prendere quelle che non presentano spaccature o fenditure alle estremità, perché comunque queste spaccature generalmente continuano a camminare man mano che la tavola perderà la sua umidità. Verificare anche che la tavola non sia eccessivamente imbarcata, che non sia incurvata, questa ad esempio, ma è normale perché comunque sono tutte tavole di taglio tangenziale. Queste tavole presentano una convessità da questa parte, perché? Perché man mano che la tavola perde l'umidità, l'anello di accrescimento tende, sì, ad allargarsi, cioè a distendersi. Quindi la distensione dell'anello di accrescimento fa sì che ci sia la deformazione in questo verso della tavola. Quindi da una parte sarà concava e dall'altra parte sarà convessa. Va bene? Bisogna valutare anche questo, perché se poi io devo andare a piallare, quindi a rettificare questa tavola, avrò un sacco di spreco. C'è differenza nella deformazione delle tavole in base al tipo di legno, in base all'essenza? Ovviamente, in base proprio al tipo di legno, alla natura del legno, possiamo trovare delle tavole più o meno imbarcate, che possono mantenere più o meno nel tempo la propria stabilità. Quindi magari è più stabile nel tempo un latifoglio piuttosto, sì, che un'asse di conifera. Per questo motivo i tetti delle case vengono fatti in noce, non in abete. In noce, oppure dalle mie parti si usa molto il castagno. Ovviamente. Quando abbiamo il progetto in mente, quindi abbiamo già le misure, sappiamo già più o meno i tagli, le misure finite che avranno, in base a questo si seleziona la tavola. Qui, sì, alle vostre spalle ne abbiamo una che è facilmente consultabile, diciamo. Sappiamo, sì, già gli scarti dove sono, dove ci sono questi nodi. Sappiamo già che quella parte è meglio non prenderla. La cosa più comune dal massello è ricavare i pannelli per poi portarli alla successiva lavorazione, ovvero la modanatura, quindi fare le lavorazioni per le anchine. Esatto. Per fare questo tipo di lavorazione, ovvero fare pannelli con legno massello, è bene non superare i 10 cm, perché col tempo tenderà a lavorare, tenderà a deformarsi, esatto. Come dicevamo prima. Un'altra cosa importante nella creazione del pannello con il legno massello è rispettare il verso, o meglio, alternare il verso degli anelli di accrescimento. In questo caso, messi così, sarebbe sbagliato. Perché? Perché comunque ciascuna tavola nel tempo lavorerà leggermente con la perdita di umidità. Mettendola in questo modo rischierei di accentuare la deformazione. Quindi durante le fasi di lavorazione per gli incastri e incollaggio andrò ad alternare, come stavo dicendo, il verso degli anelli di accrescimento proprio per scongiurare o comunque minimizzare questo difetto. Sempre in base al progetto che uno deve realizzare, se ha bisogno di uno spessore
superiore alla tavola che ho acquistato, perché mettiamo il caso che serva solo quella tavola, uno o due tavole, e devo fare delle gambe del tavolo. Gambe del tavolo da questo spessore, che sono 28 mm, non riuscirei a farle. Quindi mi basterebbe tagliare, sfilare di lungo i pezzi, piallarli, dopodiché accoppiarli in questo modo. Ovviamente devo utilizzare una colla molto buona, una colla vinilica, morsetti, tanti morsetti. Fatto l'accoppiamento, anche questo però, questo pezzo una volta che è asciutto andrà rilavorato, quindi ripiallato nuovamente, ma riuscirò comunque a ottenere una sezione che non mi obbligherà ad andare a comprare direttamente il massello esatto di quello spessore. E comunque questo è più esente da movimenti. È più esente da movimenti. Nel tempo rimarrà più stabile rispetto al massello duro. Marco, io ti ringrazio per avermi aiutato in questo video. È stato un piacere. Perfetto. Allora, se hai domande, qualcosa non ti è chiaro, scrivimelo qui sotto nei commenti. Inoltre, ti invito a unirti a me nella community di Laura Merlin. Con questo è davvero tutto, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!